chiamarla, io l'ho chiamata, lei gentilmente mi ha risposto, è incantata, ci ho messo 3 ore per rispondere a un vocale, non potevo detto perché lo sapevo, però è qua, non essendo incantata, però è quello che succede stasera, e grazie soprattutto a questa signora qua. Grazie. Grazie. Grazie Mario, e grazie a tutti i presenti che questa sera hanno scelto di essere qui con noi. Volevo riallacciarmi un po' al discorso che hai fatto tu prima della presentazione di Nadia. Allora, questa bellissima serata che abbiamo pensato insieme si chiama Uno sguardo oltre a noi. Perché uno sguardo oltre a noi? Perché noi siamo un po' troppo abituati a guardare solo al nostro orticello e non ci accorgiamo spesso che invece, anche poco lontano da dove siamo noi, succedono delle tragedie umane. E noi questa sera abbiamo voluto non affidarci ai social, ma portarvi davvero le persone in carne e ossa che oggi stanno vivendo queste situazioni drammatiche. Parleremo del popolo ucraino attraverso la musica e le persone che dall'Ucraina sono qui oggi. Tanti sono rifugiati, i ragazzi del coro che vedrete sono rifugiati. E parliamo anche dell'Iran, dove i giovani oggi stanno subendo una bruttissima violenza che non meritano. Vogliono essere liberi, vogliono la democrazia, e invece purtroppo hanno una situazione drammatica di dittatura, di repressione. E quindi noi queste persone ve le abbiamo portate qui stasera, sono persone di un grande valore perché sono professionisti anche, ma sono persone che hanno un cuore immenso e che hanno deciso questa sera di essere qui con noi proprio per darci un sostegno, per farci capire quanto per loro è importante far conoscere la loro realtà al di fuori di quello che scrivono i giornali o che mandano le immagini delle televisioni o sui social. E lo vogliono fare attraverso la musica e le danze, perché la musica, sappiamo, è un fortissimo strumento di integrazione, di condivisione e anche di fratellanza e di amore. Nella sua voce, nella sua musica, nelle sue parole, che ci porteranno per un attimo a rivivere momenti, attimi, storie della sua terra, Lyubov. Il mio nome è Bandura. Sono uno strumento tradizionale ucraino. Vi racconto la storia del paese dove sono nata, le sue meraviglie, i suoi dolori e le ferite di vecchia data, la sua invincibile forza alla fede. Vi racconto la storia del paese che vive nel cuore di ogni ucraino vero. Quando sono nata, ho visto ucraini che amavano lavorare sulla loro terra, cantare nel gioia e nel dolore, onoravano i santi dei loro antenati e trasmettevano le loro conoscenze alle generazioni successive. I difensori dell'Ucraina erano i cosacchi di Zaporizhzhia. I coraggiosi e tenaci guerrieri avevano uno slogan: libertà o morte. Quando dovevano affrontare le campagne difficili per difendere la loro terra natale, suonavano le mie corde e sollevavano il loro spirito di combattimento. La bandiera, lo stemma e l'inno sono simboli dell'identità nazionale. Ci sono anche persone che diventano simboli nazionali. Lo scrittore Tarashevchenko è un simbolo spirituale della nazione. La sua poesia rivela tutte le caratteristiche della nazione ucraina. Le principali sono l'amore per la terra natale, lo spirito di libertà e la devozione al proprio popolo.
le cui opere sono una fonte inesauribile di saggezza e di indomita forza d'animo. I tempi delle sue opere rimangono attuali per le nuove generazioni, perché sono in grado di sollevare lo spirito umano e portare speranza alla vita. Via pensieri, via nuvole autunnali. Adesso è primavera, guarda. Possibile che nei dispiaceri lamenti passerà la mia giovinezza? No. Attraverso le lacrime voglio ridere, nella sventura canzoni cantare, senza speranza, comunque sperare. Voglio vivere, via questi pensieri.